E gridate, 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 sai a me che me ne importa. E parlate, parlate, io fingerò di ascoltarvi per l'ennesima volta. Professor Claudio Sardoni, professore di macroeconomia all'Università Sapienza di Roma. Il debito pubblico è la vera causa della crisi? Assolutamente no. Il debito pubblico, semmai, è un effetto della crisi. È abbastanza ovvio che se l'economia va in recessione, aumenta la disoccupazione, si riduce il reddito, ovviamente questo ha effetti negativi sul bilancio pubblico. Se aumenta la disoccupazione, questo significa che tutta una serie di spese pubbliche, diciamo, per forza di cose crescono. L'esempio più banale sono i sussidi di disoccupazione. Se si riduce il reddito, si riduce la base imponibile, quindi si riducono le entrate. E quindi pensare che il debito pubblico sia la causa della crisi non sta né in cielo né in terra. D'altra parte, all'inizio della crisi il problema del debito, a parte l'Italia che, diciamo, che è un caso diciamo, particolare, che andrebbe fatto un discorso specifico, non era così rilevante in moltissimi paesi. Poi si è aggravato come effetto della crisi, quindi per dire le cose, fare affermazioni del tipo Reinhard Rogoff che passato il 90% scoppia la crisi, a parte diciamo, tutti gli errori che ci stanno in quelle affermazioni, diciamo, è come mettere il mondo, invece di dare un'interpretazione rovesciata di come stanno le cose. Poi che un debito elevato, un rapporto debito pubblico PIL elevato possa essere un fattore critico, questo è un altro discorso, ma non è la causa, in larga misura è la conseguenza. E poi quando si parla di debito pubblico e il rapporto debito pubblico PIL, comunque diciamo, non si può limitare il discorso al debito pubblico. Se vogliamo collegare crisi e debito, allora bisogna guardare l'indebitamento totale, cioè sia l'indebitamento privato che l'indebitamento pubblico. Se si osservano i dati sull'indebitamento totale, normalmente si ha che i paesi da un alto con un elevato debito pubblico hanno un relativamente basso indebitamento privato e viceversa. Quindi semmai se volessimo collegare le due cose, debito e crisi, se colleghiamo le due cose, il discorso va fatto sul debito totale, sull'indebitamento totale. Poi perché c'è questo indebitamento è un altro discorso ancora, perché per gli Stati Uniti per esempio lì c'è un problema di indebitamento eccessivo delle famiglie, che ha portato poi a tutta una serie di cose. Oh, però detto questo, il debito pubblico non è la causa della crisi, d'accordo, ma che questo non significa affermare, a mio giudizio, che un elevato debito pubblico non sia un problema, è un problema comunque. Poi magari ci torniamo più avanti, ma cioè non, secondo me non è corretto di pensare che quale che sia il livello del rapporto debito-PIL possiamo tranquillamente ignorarlo. No, io penso che questo sia un problema, non per i motivi addotti dal mainstream, ma comunque non è la causa, ma è un problema da affrontare. Non c'è modo di farmi rallentare e non avete mai niente da dire, non sapete ascoltare.